Il viaggio sul Beagle è stato di gran lunga l'avvenimento più importante della mia vita e quello che ha determinato tutta la mia carriera. La giornata era straordinariamente calda e mentre attraversavamo la foresta amazzonica, tutto era immobile. L'eleganza delle erbe, la bellezza dei fiori, il verde brillante del fogliame, ma soprattutto il lussureggiare di tutta la vegetazione attorno a me mi colmavano di meraviglia. La pianura, a pochi chilometri dalla costa, appartiene alla grande formazione pampeana. Tra questi resti straordinari c'era il gliptodonte, un grosso animale con un rivestimento osseo a scaglie, molto simile a questo armadillo qui vicino. Sbarcammo sull'isola di Chatham, nell'arcipelago delle Galapagos. Qui incontrai grosse tartarughe che dovevano pesare almeno 90 kg ciascuna. In questo paesaggio, questi rettili giganteschi sembravano alla mia fantasia animali antidiluviani. Tanti dettagli erano ancora da indagare e approfondire. Ma alla fine luce sarà fatta sull'origine dell'uomo e la sua storia.